No di Nordio a reato omicidio sul lavoro, calderone irregolari, 3 imprese su 4, bombardieri, quel reato va previsto, cantiere Firenze è giallo sulla trave killer. Israele rapporto shock su stupri di Hamas, a Gaza civili muoiono anche di fame, ministro difesa israeliano, segnali positivi per una tregua. Navalny, il Times, ucciso con un pugno al cuore, al TG1 parla la ragazza italiana che ieri ha dialogato con Putin. Voto Sardegna, Meloni, Salvini e Tajani sul palco con Truzzu, nuovi compatti, PD e 5 Stelle per Todde, Schlein, priorità lavoro, Conte ora rinnovamento. Migranti, il business dei viaggi su gommoni di lusso tra Tunisia e Sicilia, la pubblicità online, 12 trafficanti fermati, 6 sono italiani. L'omicidio di Carol Maltesi, ergastolo in appello per l'ex fidanzato Davide Fontana, riconosciute le aggravanti, in primo grado condannato a 30 anni. Caso Ferragni, nuove perquisizioni della finanza a Milano, Bari e Udine per fare chiarezza sulle campagne di presunta beneficenza. Beyoncé domina le classifiche delle canzoni country in versione cowgirl, tra critiche e applausi riscopre le radici afroamericane della musica popolare americana. Ancora morti sul lavoro, un collaudatore in Puglia, un muratore nella Palermitana. Oggi le 2 ore di sciopero nazionale indetto da CGL e UIL, a Firenze manifestano in migliaia. La Premier Meloni, presso nuove norme contro gli incidenti sul lavoro, ci saranno maggiori controlli, sanzioni, più severe attività di formazione. Lunedì sindacati a Palazzo Chigi. 6 manifestanti che avevano commemorato Navalny spediti al fronte in Ucraina. Ipotesi sulla morte del dissidente ucciso con un pugno sul cuore. La madre insiste, rivoglio il corpo. Leader del centrodestra insieme a Cagliari per le regionali, credibili perché compatti, dicono PD, 5 Stelle, Alleanza, Verdi e Sinistra alla prova del campo largo. Da domani sull'Italia un vortice di aria artica, arrivano neve e pioggia a partire dal nord del paese. I temporali dovrebbero contribuire ad abbattere gli alti livelli di inquinanti. Esce il nuovo singolo di Matteo Paulillo, tra i volti più amati della fiction Mare e Cuori, un talento nella musica e nella recitazione, suo il brano portante della serie che ha conquistato milioni di persone. Domenica il voto in Sardegna, il leader del centrodestra a Cagliari. Dopo le divisioni, Schlein e Conte, la regione non è un laboratorio, in gioco il futuro di questa terra. Ponte sullo stretto, la procura di Roma apre un'inchiesta sulle procedure dopo un esposto di PD e Verdi Sinistra, Salvini opposizioni contro le opere pubbliche, un diritto degli italiani. Firenze, CGL e UIL in piazza, Landini, basta, morti, ora misure serie. Il piano del governo, stretta su appalti e sommerso, ma Nordio dice no al reato di omicidio sul lavoro. Il Times rivela Navalny ucciso con un colpo al cuore, i dimostranti arrestati durante le proteste arruolati per la guerra in Ucraina, alla Farnesina l'ambasciatore russo. Crudeltà e premeditazione, ergastolo in appello all'ex fidanzato per l'assassinio di Carol Maltesi. In primo grado la condanna era stata di 30 anni, i familiari deve pagare. Gloria, film italiano, la Berlinale, la musica ribelle di un gruppo di ragazze in un collegio d'inizio 800, debutto alla regia di Margherita Vicario, una storia di riscatto e libertà. Giallo di Navalny, l'ultima versione sulla morte del dissidente arriva dal Times. Ucciso con un pugno al cuore, una tecnica degli 007 russi. L'agonia a meno 27 gradi per oltre 2 ore e mezzo. La madre fa causa alle autorità di Mosca che le impediscono di vedere il corpo del figlio e l'allarme si sposta in Gran Bretagna, dove si concentrano molti oppositori. Almeno 12 sono sulla lista nera di Putin. Ponte sullo stretto di Messina, la procura di Roma apre un'inchiesta dopo l'esposto presentato da PD e Verdi. Un'indagine contro ignoti e senza ipotesi di reato per verificare la correttezza delle procedure di progettazione e realizzazione della struttura. Ministro Salvini, andiamo avanti. Solo in Italia la sinistra è contro le opere pubbliche, il lavoro e lo sviluppo.
gommoni di lusso trasportavano migranti dalla Tunisia alla Sicilia. Viaggi VIP li hanno definiti alcuni testimoni. Costo 6.000 euro. 12 persone fermate dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, tra cui 6 nostri connazionali. Nuovo fondo della magistratura contro le politiche di accoglienza del governo. Un giudice di Brindisi sospende il fermo di Ocean Viking. Il decreto, dice, è illegittimo. A Pontoglio, in provincia di Brescia, negata la cittadinanza a una donna marocchina. Dopo 21 anni nel nostro paese non conosce l'italiano e al momento del giuramento faceva fatica a parlare, spiega il sindaco leghista. È un gesto di rispetto verso gli stranieri che si sono integrati. Il precedente, nello stesso comune, con un'indiana che dopo un corso di lingua ha ottenuto il riconoscimento. Lotta agli autovelox selvaggi. Dopo Veneto, Emilia Romagna e Liguria, Fleximen colpisce alle porte di Milano. A 2 ore dall'installazione, distrutte 4 colonnine a Buccinasco. La rabbia del primo cittadino. Le postazioni saranno ripristinate, anzi le raddoppiamo. Intanto l'esecutivo tira dritto e impone il divieto di installare rilevatori di velocità nelle strade con limite a 50 km all'ora. Buonasera a tutti e benvenuti a Prima Pagina. Vediamo subito insieme i fatti principali di questo mercoledì 21 febbraio. Domenica il voto in Sardegna, Meloni, Salvini e Tajani sul palco a Cagliari a sostegno del candidato del centrodestra. Insieme per vincere, PD e 5 Stelle uniti per la candidata del centrosinistra. Schlein non è un test nazionale. Dibattito aperto sul terzo mandato, domani il voto in commissione. Navalny ucciso con un pugno al cuore, una tecnica utilizzata dai servizi segreti russi. Prima sarebbe stato tenuto per ore a meno 27 gradi nel cortile del carcere. È la rivelazione shock di un attivista russo. Inascoltate le richieste di consegnare il corpo. Almeno 60 soldati di Mosca sarebbero rimasti uccisi in un attacco missilistico ucraino nel Donetsk. Violenze sessuali dei miliziani di Hamas sulle donne israeliane. Atrocità che spesso culminavano con l'uccisione. Lo denuncia un rapporto dell'associazione israeliana che assiste le vittime di stupro. Ore di tensione e speranza per i familiari degli ostaggi. Al Cairo si sarebbe aperto uno spiraglio nelle trattative. Crollo di Firenze, sequestrato il cantiere dopo il recupero del corpo della quinta vittima. Manifestazione di CGIL UIL, cambiare il sistema. La Premier, lavoriamo insieme per la sicurezza sul lavoro. Sindacati lunedì a Palazzo Chigi. La madre di Luana, morta schiacciata da un macchinario. Ho pensato subito a lei, servono pene certe. Abbattuti altri 4 autovelox appena installati a Buccinasco nel Milanese. Un fenomeno sempre più preoccupante. Governo al lavoro. Tra le ipotesi, il divieto di impiego su strade con limite fino a 50 km orari. A Como, multa e patente ritirata a un quarantenne positivo all'alcol test, ma era a piedi. Si volevano bene, il tratto che univa mio padre Maurizio era la loro grandezza e umanità. Nella serata dedicata a Maurizio Costanzo, il ricordo commosso di Pier Silvio Berlusconi. Grande successo con il 22% di share. Stasera nuovo appuntamento con il Grande Fratello, 5 concorrenti in nomination. Alexei Navalny ucciso con un pugno al cuore dopo essere stato lasciato per 2 ore al gelo a 27 gradi sotto zero. Lo scrive il Times citando il fondatore di un gruppo per i diritti umani. La tecnica è quasi una firma, è quella usata dal KGB. Cresce il pressing internazionale, Bruxelles vara il 13° pacchetto di sanzioni contro Mosca. Caso Assange, la sentenza era attesa oggi, i giudici di Londra invece si prendono fino al 5 marzo per decidere sull'estradizione negli Stati Uniti. Il fondatore di Wikileaks rischia una condanna a 175 anni di carcere. Nel mondo si moltiplicano le manifestazioni in suo favore. La Sardegna alle urne domenica prossima per un voto regionale con forte significato nazionale. I leader del centrodestra sono a Cagliari per sostenere il candidato di Fratelli d'Italia. Il centrosinistra approva l'alleanza tra PD e 5 Stelle. Firenze, dopo il recupero della quinta vittima, cantiere chiuso e sotto sequestro per dare inizio alle indagini. Nel pomeriggio lo sciopero contro le morti sul lavoro e la mancanza di sicurezza. Nel 2023, riferisce la ministra Calderone, le irregolarità edilizie rilevate hanno riguardato il 76% dei lavori. Il ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma apre un'inchiesta dopo l'esposto presentato da PD, Verdi e Sinistra Italiana. Un'indagine contro ignoti senza ipotesi di reato sulla correttezza delle procedure di progettazione e realizzazione. Continuiamo a lavorare, insorge il ministro Salvini. Solo in Italia la sinistra dice no alle opere pubbliche, sono contro il lavoro e lo sviluppo del paese.
La Guardia di Finanza negli uffici delle società che fanno capo a Chiara Ferragni. Dopo il Pandoro Gate, i militari hanno acquisito documentazioni relative alle altre iniziative benefiche della influencer. Perquisizioni anche nelle aziende con cui la Ferragni stipulò i contratti. La moda in viaggio tra passato e presente strizza l'occhio al futuro con show super tecnologici. In mostra a Milano l'abito nero di Anita Ekberg nella Dolce Vita, insieme ad altri indossati al cinema da Audrey Hepburn e Sophia Loren, seducono ancora Naomi e Kate Moss negli scatti che immortalano le top anni 90. A quattro giorni dal cruciale voto in Sardegna, la maggioranza ostenta una unità ritrovata, mette da parte le tensioni e le polemiche interne. Meloni, Salvini, Tajani insieme sul palco del candidato governatore Truzzo, attaccano le opposizioni. Sferzante la Premier, PD, 5 Stelle, sinistra per la pentastellata Todde. I sardi non meritano di essere le cavie del campo largo. Ma che cos'è? Dice. Le passerelle lasciamole al centrodestra che non ha fatto niente per questa terra. La replica di Todde, mentre Schlein accusa: non abbiamo scelto un candidato dall'alto, ma ascoltato i territori. Dopo il crollo di Firenze è costato la vita a 5 operai, il corpo dell'ultimo rinvenuto soltanto ieri sera, 5 giorni dopo. Il governo prepara la stretta sulla sicurezza sul lavoro, il pacchetto di norme prevede l'interdizione fino a 5 anni per gravi violazioni, ma non ci sarà quell'omicidio sul lavoro per il quale il ministro della giustizia Nordio ha espresso forti perplessità e che invece i sindacati ritenevano importante introdurre. Ci sarà tra governo e sindacati e imprenditori l'incontro lunedì prossimo a Palazzo Chigi, ma le parole sono ancora dure. Speriamo non siano le solite chiacchiere, ha detto Landini. Dopo quattro giorni nessuna chiarezza sulla fine di Alexei Navalny. Il nostro Ministero degli Esteri, che aveva convocato l'ambasciatore russo in Italia, si è sentito rispondere dal diplomatico che è una questione interna che riguarda solo la Russia e neanche tutta, perché nessuna risposta è stata data alla madre del dissidente morto, che ha presentato una formale denuncia per la mancata consegna del corpo del figlio. L'esercito di Kiev avrebbe colpito con missili HIMARS, quelli che sono stati forniti dagli americani, una parata di militari russi nel Donetsk. Ci sarebbero 67 soldati uccisi, 300 feriti. Ci sono soltanto foto e video che dimostrerebbero la strage, che non è però confermata ufficialmente. Dal governo ucraino nessun commento. Sul fronte dell'altra guerra, quella nella striscia di Gaza, secondo media non ufficiali israeliani e riportati anche dall'emittente catariota Al Jazeera, ci sarebbero 10 ostaggi israeliani che sarebbero rimasti uccisi nei raid dell'esercito di Tel Aviv. Nuove perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede di alcune società che sarebbero implicate nella vicenda della beneficenza legata all'immagine di Chiara Ferragni. E prelevati documenti presso Giochi Preziosi, Oreo e anche nella azienda che produce le bambole. Insomma, si cerca di capire ogni aspetto dei contratti legati alla nota influencer.